con l'assessore Razza e col governo in generale per dimostrare che la Sicilia anche sul fronte della sanità può fare passi avanti, può crescere, c'è tanto dinamismo, dobbiamo valorizzare le eccellenze e dobbiamo pensare anche alle strutture periferiche, soprattutto quelle dell'entroterra. Abbiamo appena deliberato una 60 milioni per interventi sulle infrastrutture, il prossimo mese potenzieremo finalmente il centro d'eccellenza per la cura dei tumori da esposizione all'amianto, individuato nell'ospedale di Augusta. La prossima settimana al Cannizzaro sarà inaugurata una nuova struttura ospedaliera. L'obiettivo del mio governo è quello che entro un paio d'anni la sanità siciliana non debba invidiare nulla alle altre strutture sanitarie della penisola. Tenete conto che l'obiettivo è quello di ridurre o almeno neutralizzare i cosiddetti viaggi della speranza, che costano in termini finanziari e soprattutto in termini morali. Lasciateci lavorare e entro qualche anno vi dimostreremo come questa Sicilia non sarà più il fanalino di coda, ma una regione aperta verso una sana competizione con le altre regioni del nord. Noi dobbiamo sapere raccontare la bella sanità che c'è in Sicilia, perché se è vero che ci sono tanti problemi, esistono anche medici in gamba, capaci, che vengono apprezzati in tutta Italia. È il caso di questo reparto, che considero davvero un'eccellenza. Per la regione siciliana è oggi una bella giornata. Il 10% dei cittadini hanno lasciato la Sicilia nel 2016 per farsi curare altrove. Un centro come questo consentirà certamente di ridurre gli odiosi viaggi della speranza. Il prossimo passo è il cronoprogramma, che vede assieme il pronto soccorso del Policlinico e l'apertura del San Marco, che è la più grande sfida per la sanità siciliana e catanese in modo particolare. Entro il 31 dicembre di quest'anno la struttura deve andare a regime, perché altrimenti saranno persi oltre 120 milioni di euro. Io sono convinto che l'azienda Policlinico, il sistema e tutta la città sapranno cooperare per raggiungere appieno questa sfida. E dunque un incremento dell'organico? L'incremento dell'organico, come è stato detto già nei giorni scorsi, è stato oggetto di una richiesta da parte dell'azienda e di un'apposita autorizzazione da parte della regione. Stanno avviando le procedure e quindi io sono convinto che il cronoprogramma debba iniziare nel momento in cui avremo certezza della forza organica. È un momento molto bello del quale siamo orgogliosi come università e come azienda ospedaliera universitaria. È un edificio del tutto nuovo, composto da 4 padiglioni, multispecialistico. Saranno rappresentate l'ematologia, la cardiologia, la chirurgia generale e la chirurgia vascolare e i trapianti. Dalla multidisciplinarità e dall'interazione tra le varie discipline si spera, ma certamente si riuscirà, di ottenere un migliore servizio per gli utenti, in maniera che anche i malati più complessi possano essere sottoposti alle procedure necessarie per la loro salute, in un ambiente sicuro e protetto dalla presenza di professionisti di alto livello.